Arriva Salvini a Teramo e scoppia il delirio. Il ministro degli interni è giunto puntuale alle 10 alla sala polifunzionale di Via Comi, troppo piccola per contenere quasi un migliaio di persone che avrebbe voluto assistere all'incontro con il leader leghista. In molti sono rimasti fuori, hanno atteso pazientemente che uscisse, ma sono stati ricompensati dai soliti selfie di rito. Salvini, attorniato dai candidati teramani della Lega alle prossime regionali e dal candidato governatore del centrodestra Marco Marsiglio, ha snocciolato a suo dire i punti qualificanti della nuova manovra economica e si è scagliato senza mezzi termini contro i sindaci e i preti ribelli ai dettami leghisti, compreso il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto. Se fossi sindaco di Teramo mi preoccuperei dei teramani che non sono in casa loro dopo qualche anno, piuttosto che di dare documenti a immigrati irregolari che hanno spesso e volentieri in Abruzzo come in Italia più diritti degli italiani stessi, perché questi sindaci il decreto sicurezza non l'hanno letto e la legge non la conoscono. Il diritto alla salute e il diritto allo studio sono garantiti per tutti, anzi se c'è un immigrato clandestino in Abruzzo che va al pronto soccorso non fa la fila, non ha liste d'attesa e non paga il ticket, mentre l'abruzzese ovviamente ha un'altra trafila. Quindi non si vuole togliere il diritto a nessuno, ma si vuole rimettere un po' di ordine in un caos dell'immigrazione clandestina. Matteo Salvini ha poi parlato di ricostruzione in Abruzzo, ricordando l'esistenza ancora di 4.000 sfollati a Teramo come una vergogna e la precedenza che gli italiani e teramani devono avere per le assegnazioni degli alloggi popolari. La presa in giro è che non mancano i soldi, ma manca il personale e c'è troppa burocrazia, cavilli e controcavilli, quindi tagliare. Io forse per me è una competenza del Ministro dell'Interno, lo proporrò anche agli altri colleghi per eventuali, spero di no, per necessità future, pieni poteri ai sindaci, pieni e totali poteri ai sindaci, totale delega in bianco ai sindaci, poi chi sbaglia paga. E a proposito di terremoto, il candidato Marsiglio ha promesso ai teramani che la prima cosa che farà una volta eletto governatore dell'Abruzzo sarà quella di nominare un tecnico eccezionale alla guida dell'ufficio regionale per la ricostruzione. L'arrivo a Teramo di Salvini è stato però contestato in Piazza Martiri dai ragazzi dell'associazione Antifa, che pacificamente, sulle note di Bella Ciao, hanno voluto ricordare la storia e la tradizione antifascista del capoluogo aprutino. Un finale amaro per il leader leghista, che si è consolato questa volta non con pane e Nutella, ma con un piatto di mazzarelle teramane offertegli dal ristoratore Marcello Schillaci.